quando parlo anch'io. Ma che c'è? Allora, mezzo che è meglio. Il gioco di adesso è il gioco della linea. Ovvero, no, la nostra cara animatrice Benedetta sta mettendo al centro una linea. Voi vi dividete in due, in due linee, in due, una linea qua e una qua, mettete la linea. Io farò delle domande e nelle domande in cui vi sentite chiamati in causa, vi avvicinate alla linea. Fa rivedere la mossa, com'è che ci si avvicina? Per esempio, ma di qua c'è spazio. Chi dice che Luchino è simpatico? Chi si sente sentito in causa? Si avvicina alla linea. Quindi tutti si avvicinate alla linea. Sì, c'è lo spazio. Tu e la linea vici, ma non posso dire. La cosa importante è che vi dovete spostare da dove siete, quindi vicino alla linea non va bene se calpestato, così è la stessa cosa. L'importante è che dovete far capire la differenza di quando state fermi e di quando vi spostate. Avete capito? No! Dovete andare a piccoli passi o su chi chiusura linea? Un passo solo! E però come passo? Questo non è un gioco che si dà punti di niente. Luchino, mi fai alzare chi fa un passo avanti, fregatene della linea. Ma scusa, stroppa, stroppa, si alzano. Chi si sente in causa fa un passo avanti e poi si sono frega della linea. Ah no, ti fai mettere tu. Hai capito? Cioè io sono qua, si alzano tutti e fanno un passo avanti, buona, tornano indietro. È come il Bruno. Come il Bruno. No. Se stiamo seduti, chi siete? Non ti preoccupare. È mio. Ma mi ha detto, cioè, ha vinto allenato con lui. Chi è Bruno? Di fare il mio primo allenatore. Chi è Bruno? Allora. Mi fate parlare? No. Allora, no. Dai, su due file, due file. Anche gli animatori partecipano, a parte il cameraman. Via dall'inquadratura! No, aspetta, ti dà 19 minuti, finisce la telecamera, quindi vediamo di. Questo è il mio via, via! Dai, possiamo iniziare? Aspetta! Anche se perché mi servirà, Allora rompere il cameraman. A chi piace come colore l'arancione? La la amore, ma l'arancione è tipo. Ok. Minchia, boom. Castellati le mode un po' più veloce. Chi ha un fratello o sorella? Ma porca miseria. Io ho una sorella. Ciao. A posto, a posto. Io ho una sorella.
uno sport di squadra. A livello agonistico. No, fuori! Tornando a posto. Ma va! Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Chi conosce la canzone Chi fermerà la musica? Eccomi! Cantatela, il ritornello. Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica. Fantagenitori. Io! Ma adesso prima! Quelli di prima, quelli vecchi! Mamma mia! Ma no! Chi? In questi giorni o quando li guardai qua? No, quello vecchio! No! Ma chi guarda o guarda... oh, a mai guarda... a chi piace il fantagenitore? A chi piace... no, rimanete al centro! A chi piace Team Italia? Come personaggio? Ok! A chi non piace torna al posto. Eccomi, è proprio. A posto. È tanto tempo, infatti. C'è cappellini rosa. Ma tu lo sai perché? Perché i genitori pensavano che era un animale domestico. Questa è bella. È Sparta. No, per chi ha mai ucciso il proprio animale domestico? Elisa! Un po' di pesci rossi. Silenzio. Elisa c'entra. Allora. Facciamo adesso i killer devono raccontare come. Silenzio. I killer devono parlare. Avevo un cricetto in mano e l'ho stronzato. Passiamo al secondo. E purtroppo gli dato un pochino per la è un incidente, tu non conti. Silenzio. Anche lei, aspetta, manca no, lei. Pasquale lo voglio sentire. Silenzio però. Ho guardato troppo da mangiare al pesce e ho fatto congelare la tartaruga. Bella. L'hai messa nel finale. È un serial killer. Ma l'hai messa nel finale. L'hai messa nel finale. Allora, andiamo avanti. Silenzio. Silenzio. Dai, zitti, dai. Avevo un pesce e non gli ho lavato la vasca ed è morto nella pipì. Anche tu, Silvia. Zitti. Questa è veramente cattiva. Silenzio. 21 anni. Cosa raccontiamo? Raccontiamo le condizionali. Ergosolo. Avevo vinto un pulcino alla fiera. Silenzio. E poi hai preso il no. Silenzio. Buongiorno. 12 minuti di autonomia. Sì. Però una era troppo grossa. Una era troppo grossa, lui l'ha mangiata e si è strozzata. Ma che
cattive. Quale anche istigazione a suicidio. A posto, a posto. Mani scuse, buona bossa. Bella bomba. A posto, silenzio. Allora, per questi serial killer, il filmato. Per questi serial killer, il filmato verrà dato alle pubbliche web e vedrete tutti denunciati. No! Io forse poi non c'è un pulimento in questo momento. Al massimo, Elisa, puoi fare una cosa, puoi andare in piazza Duomo e fare una strage. Dai, andiamo avanti. A chi piace la pizza? Favola! No, ti piace la pizza? Chi ordina la pizza alla favola? Rimane a cerco chi ordina sempre la pizza pazza. E chi oliva anche l'oliva scolari. Dai! Anche le crocchette! Pizza e le olive. Domani la prenotiamo, arriva il tizio di Leozzo Parodia. Con un'ora di ritardo. A chi piace fare shopping? No. Dipende, dipende. No, ragazzi, gli uomini no! Avessi i soldi andare prima della Jordan, non sbagliare. No, aspettate che è grave questa. Perché il bomber fa shopping? Il bomber prende l'orecchino come Pippo. Aspetta, silenzio. Per riempire la guardaroba. Se l'è data così. Dai, dai che andiamo avanti. Non avevo giù. Poi chi abita fuori Melegnano? Io qua. Tu non abiti qua, dica dove? Fuori Italia, non più si muove, cioè. Fuori silenzio, extra comunitaria! C'erano all'ambito di solo. Poi insieme. Dov'è? Vicino a Bascapeco? E precisa in Canada, in Canada. Cagliari. 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 Non è i Sardegna. Luchino. Luchino. Ok, a posto. Ciao, Luchino. Canada, Nuova Zelanda, Australia. Poi, chi va a scuola a Milano? Fuori Nicadone. Cosa è una scuola privata? Dove è una scuola privata? Sei come Castellazzo. Ma paghi il passo, io te lo dico. Sì, ma non te lo desli. Io te lo dico, paghi e passi. Fermato. Repubblica. L'ho visto a forte cura. Non ti mangio. Io sono accesa il buco. Scuola privata. Vespucci, Alberghiero, Lambrati. A posto. Viene la scuola fuori Melegnano. Cesaris! Ale! Rimane a centro chi va a Cesaris. A chi piacciono le patatine all'aglio? Yeah! La prima! Oh Luchino, ho 7 minuti di autonomia, quindi vedi l'italiano. Quello è il pollo. Allora, per le patatine, in estate patatine all'aglio che sono l'esotica. Poi ci sono per l'estate esotica o le mediterranee, che sono quelle con pomodorini. Oppure ci sono quelle con senape, che sono le vivaci. Oppure ci sono le intriganti, quelle sono buone. Le intriganti. Quelle per quelle col pollo. Poi a chi piacciono le espadrillas? A me di te. Le espadrillas stamattina. Le scarpe con ciabatte. Dai, a posto. Serena. Poi chi
Chi ha mai preso in giro un amico? Amico non inteso il primo che passa per strada. Elia! Silenzio! Adesso rimango acceso e si penta. Io e te. Lucchino! Perché queste cose non vanno a fare. La maglietta di dai Giorgio! Ehi, già! Come miglior amico! Chi ha il miglior amico dell'altro sesso? Con parole tue! Dipende, io posso essere insieme a migliore amica. Chi ha qua il suo migliore amico? O amica? Chi ha qua in montagna presente il suo migliore amico o amica? Ok, adesso lo abbraccio. Ok, a posto. Chi adora i propri animatori? Ale! Ok, chi non ha fatto la recessi tutta la settimana? A posto. Lucchino! Tre minuti. Allora, chi ce la metterà tutta in questa vacanza per conoscere nuovi amici o amiche? Conosco già tutti. Ok. Chi non ha cerco è un associale. Ok. A posto. Silenzio, che c'è qualcosa che non si impegnerà a non saltare i turni? Grazie. Io. Con la turno sei considerata, adesso è vacanza. Via. La Marilisa da re. Lucchino! Chi farà rallentare il gruppo durante la gita? Osta! Ok, è lì farà rallentare il gruppo. Lo farà solamente direttamente col dono. Chi è che arriva in tarda alla colazione? Chi è aperto a tutte le novità pazze tra virgolette perché sono miei veri degli animatori? Lucchino! Ultima domanda, un minuto, a centro ti è piaciuto sto gioco? Cambiamo il gioco. No!